benvenuti amici di YouTube, io sono Mako e questo è Mako's Corner. Bentornati al vostro appuntamento musicale settimanale preferito. E oggi ragazzi siamo qua riuniti per il nostro secondo appuntamento con la signorina Olivia Rodrigo, che ha fatto uscire l'ennesimo singolo estratto dal suo nuovissimo album Guts, in uscita a settembre. Album che, raga, io ve lo dico, vi giuro, sto aspettando tantissimo. Lei sta facendo questi teaser che sono super interessanti, tipo il modo alternativo che ha usato per rivelare la tracklist di lei, che aveva questa inquadratura della sua camera dall'alto, che andava in giro per la camera ad aprire cose, dentro c'erano i nomi della tracklist, lei che scriveva roba sul muro, lei che si metteva a battere alla macchina da scrivere. La aesthetic molto anni 90 che mi sta dando per adesso Olivia è davvero qualcosa di molto molto figo, che mi dà un hype pazzesco. Ed è strano perché sto iniziando a visualizzare proprio Olivia nel suo brand, cioè nel senso, secondo me lei si è proprio creata già un'immagine e adesso la sta evolvendo sempre di più con questo secondo album. Difatti si preannuncia che questo secondo singolo a cui andremo a reagire oggi, ovvero Bad Idea Right, sarà la parte rock di quest'album. Se Vampire era un po' al ballad moment, ma che in realtà verso la fine andava sempre più forte, un po' come abbiamo visto nella scorsa era con Driver's License e Deja Vu, adesso torniamo nella parte Good For You. C'è un video musicale che ci aspetta, quindi io direi di non perdere ulteriore tempo e iniziamo subito. Ma prima di tutto voglio ricordarvi come al solito che se vi va potete supportare questo canale lasciandomi il mi piace oppure iscrivendovi. Lasciatemi un commento per farmi sapere se avete preferito questa canzone oppure Vampire. E se non volete lasciarlo qua sotto, ne parliamo nei DM dei miei social che trovate sempre in descrizione. Andiamo quindi con la reaction al music video. Già l'inquadratura del video come in Good For You è quadrata. C'è un party. La base è fighissima. E i lyrics sono cantati molto spoken words con questo microfono un po' distorto. Lei intanto è un party e sono tutti vestiti in maniera strana in 90, raga. Sentite il bass! It's a bad idea, right? Seeing you tonight, it's a bad idea, ok? Fuck it, it's fine. Ok, surfing sulla folla. Beh, festa, eh? Dove va? Oh, ok, sta scappando dalla festa per andare dal tipo. Che figa che sono le riprese. Lei tipo la regista che le fa: ok, mettiti a faccia in su con la pioggia in faccia. What the fuck. Fa straridere che le altre persone le dicano it's a bad idea, right? Fuck it, it's fine. La amo. Woo, yes. Occhio alla broncopolmonite. Il tipo è un personaggio ancora non sbloccato, ragazzi. È esploso? Ma che cazzo? Mi ricorda un po' Good For You, col fuoco. Ci sta, ci sta. Bellissimo. Petra, devo dire che mi piace la tua aesthetics. Non ho capito un cazzo della canzone. Cioè, ho capito poco, giusto un po' la trama. Ma il video, le 90s vibes erano proprio quelle che cercavo. Infatti oggi, cioè, lo sapevo che erano 90s vibes, quindi mi sono messo la maglietta tie and dye. E lei mi piace un botto, proprio la sua estetica di Olivia. È tra il soft e il grunge. Mi piace che giochi molto con le parole. Mi piace che nel video sia molto tipo scazzata. Tipo, ok, devo arrendermi al fatto che io sono ancora dipendente da sto tizio. E quindi fuck it, it's fine. Cioè, chi se ne frega se per venire da te adesso mi arriva tutta la pioggia del mondo addosso, mi viene buttata la granita. Lei dice amen. E quindi sì, quel mood che traspariva dalla sua espressione mi faceva apprezzare ancora di più il video. Era molto divertente. Poi c'erano anche delle guest star comunque, tipo Tate McRae ho visto. Ah, non ho capito solo la parte finale del video. Era un po' strano che lui fosse tutto quanto, boh, luminescente. Se qualcuno ha capito perché,
me lo scriva. Ma in ogni caso sembra proprio una bop, perfetta per un party, per essere urlata ad un concerto, mi immagino tutti che saltano. Ha fatto proprio centro, secondo me. Andiamo a riascoltarla e ci leggiamo i lyrics. Adoro che inizia sempre con questo parlato e poi parte la musica. Dun 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 dun. È troppo bella sta base. Allora, I haven't heard from you in a couple of months, quindi non ci siamo sentiti da un bel po' di mesi. Ma tu, calling on my phone, you're all alone, and I'm sensing some undertone. Nel senso che tu mi stai chiamando con un fine. Io sono qua con tutti i miei amici e tu mi mandi il tuo nuovo indirizzo. E io so che tra noi è finita, I know we're through, but God, when I look at you. Ok, quindi lei è proprio sottonissima ancora. Abbiamo un pre-chorus, molto figo, eh? Questo... qua carica. I should probably not. See me tonight, it's a bad idea, right? E non dovrei vederti questa sera. Stai crescendo. Stop. Fuck it, it's fine. Bellissimo! Lei fa tutto questo crescendo di interrogativi. Non dovrei, non dovrei, non dovrei. E poi... vaffanculo, lo faccio. Yes, I know that he's my ex, but can two people reconnect? Ok. Questi lyrics. La mega sottona per eccellenza. Yes, I know that he's my ex, quindi lui è il mio ex, but can two people reconnect? Quindi non possono due persone magari tornare insieme? Lo vedo solo come un amico. Ma oops, I just tripped and fell into his bed. Ma ci sono ritornata a letto, tipo per sbaglio. Into his fucking bed. Bellissimo come usa e gioca con queste parole. Tipo lei dice I should stop e la canzone si ferma e poi fa but I can't e quindi continua con questo flusso di parole. Tu è arrivata da lui. Continua a trovare una scusa per scappare. Dice però in realtà io ho visto persone molto più fighe di lui, ma non mi ricordo neanche quando. Yes. Yes, I know that he's my ex, but can two people reconnect? Woo! Abbiamo questo solo adesso. La production qua sta andando, che è un piacere. Ha messo un botto alla fine. Penso che sarò ossessionato per almeno questa settimana. Ascolterò solo lei. Io azzardo a dire che supera anche Good For You, perché in un certo senso ci vedo un po' più di maturità, un po' più di ricerca in questa canzone, anche nel sound. Io spero tantissimo che nell'album ci siano altri momenti come questo, perché io necessito. Quando esce Guts precisamente? L'8 settembre. Ma è tra pochissimo. Cioè praticamente tra meno di un mese. Ok, mi sa che la prossima reaction che porterò di Olivia sul canale sarà proprio dell'album e non vedo l'ora. Raga, che dire, questa qua era la mia reaction a Bad Idea Right, il nuovo singolo di Olivia Rodrigo. E se vi è piaciuta mi raccomando lasciate un bel mi piace. Se vi piace questo tipo di video io vi invito ad iscrivervi per non perdervene altri. Commentate qua sotto, mi raccomando, se la canzone vi piace, se non vi piace, eccetera eccetera. E se non volete farlo qua sotto possiamo sempre farlo nei social dei miei DM che trovate in descrizione. No, nei miei DM dei social che trovate qua sotto in descrizione. E niente, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao, Vanessa.